Ringrazio l'ingegnere Crescenzo della sua presentazione, ringrazio Don Giuseppe Tanzella Nitti di avermi invitato a partecipare a questo seminario. Vedendo la lista dei partecipanti che mi ha inviato, ho pensato che questa è per me una grande opportunità, perché vedendo le diverse competenze dei partecipanti, questo mi ha fatto pensare che il dialogo tra noi dovrebbe essere particolarmente interessante. E pensando poi che voi avete deciso di partecipare a un seminario come questo, questo mi fa pensare che possiamo essere uniti da quel desiderio di conoscere la verità che rende il dialogo possibile. Quindi mi pare che ci siano tutte le condizioni di un dialogo possibile e fruttuoso. Tuttavia il professor Tanzella Nitti mi ha chiesto una lezione e avendo io studiato in Germania, quello che ho imparato è che le lezioni si fanno in piedi e per questo sto qui in piedi davanti a voi. Mi ha chiesto, quello che mi è stato chiesto è di presentare brevemente la figura di Newman e il significato che può avere ancora oggi come testimone di vita intellettuale. Non è facile certamente presentare nello spazio di un'ora la vita, le opere di un autore che ha avuto una vita assai lunga e feconda. Ricordiamo soltanto tre date, diciamo bisogna ricordare, Newman è nato nel 1801 e morto nel 1890. Nel 1845 abbandonò la posizione prestigiosa e a lui particolarmente cara di docente dell'Università di Oxford e di membro del clero anglicano per entrare nella Chiesa di Roma, avendola riconosciuta come la legittima custode della verità rivelata da Dio agli uomini. Fino a quel momento la sua azione nella Chiesa d'Inghilterra era stata molto importante e ha lasciato una traccia nella vita di quel paese. Dopo la conversione la sua attività ebbe risultati meno vistosi, ma comunque profondi e duraturi. Come ricordava già l'ingegner Crescenzo, Newman ci ha lasciato scritti che spaziano dei più diversi generi letterari. Ha scritto ovviamente di teologia e di filosofia, ma ha scritto anche dei lavori storici pregevoli, è stato un predicatore molto conosciuto ed efficace, ha scritto dei trattati di carattere polemico satirico molto efficaci, ha scritto un'autobiografia di cui diremo, ha molti scritti autobiografici, ha un ricco epistolario, mi pare più di 10.000 lettere, ha scritto due romanzi che vale la pena di leggere e anche delle poesie. È un grande scrittore, viene considerato come uno dei migliori scrittori di lingua inglese del secolo XIX e molti lo leggono semplicemente per il piacere di leggere la sua lingua. La cultura di Newman è sorprendentemente vasta. A partire dal momento in cui scopre o riscopre il cristianesimo a 15 anni, di cui diremo tra poco, i suoi interessi sono prevalentemente teologici. Tuttavia si può dire di lui quello che credo che sia stato detto del suo contemporaneo John Stuart Mill, che era l'ultimo a dominare tutti gli ambiti del sapere. Newman studiò all'Università di Oxford e qui rimase come fellow dell'Oriel College fino al momento in cui, come dicevo, dovette abbandonare la sua posizione per convertirsi al cattolicesimo, e l'ampiezza della sua cultura riflette la realtà
oxoniense di quegli anni. Newman conosce molto bene i classici greci e latini, nel senso che li ha letti tutti, ma è a suo agio anche con la geometria e si interessa a questioni di fisica o di geologia, che in quei tempi era la scienza, diciamo così, più, che portava le novità più sconvolgenti. L'ampiezza dei suoi, della sua cultura, dei suoi interessi è visibile anche nell'ideale educativo che egli poi ebbe occasione di propugnare nei suoi scritti e anche di cercare di applicare nei suoi tentativi di fondazione di un'università cattolica in Irlanda. La personalità di Newman è tale da non lasciare indifferente chi la incontra. Certamente ha attirato su di sé anche delle critiche feroci e malevole, ma probabilmente sono molti di più quelli che sono stati conquistati dalla figura di Newman. Quello che è affascinante in Newman è questa sua passione per la verità, la sua serietà estrema che si unisce però a una grande capacità di humor, l'amore alla Chiesa, la sua attenzione fedele agli amici lungo il corso di tutta la sua vita. Direi che accostandosi alla persona di Newman attraverso i suoi scritti è difficile non provare ammirazione e simpatia, non sentirlo alla fine come un amico in cui, su cui si può fare affidamento. La Chiesa lo ha proclamato beato nel 2010, diciamo adesso non è stato Benedetto XVI che durante il suo viaggio in Inghilterra volle proclamare Newman beato. Come fare quindi a presentare in un breve tempo una figura così ricca e così complessa? Mi pare che possiamo cercare di farlo soffermandoci su quello che mi pare essere un aspetto centrale della sua vita e del suo pensiero. Facendolo mi sarà possibile menzionare, almeno diciamo di passaggio, alcune delle sue opere più significative e accennare all'insegnamento che Newman può dare ancora oggi alla riflessione filosofica sulla conoscenza. Per cercare di avvicinarmi a quell'aspetto della vita e del pensiero di Newman di cui intendo parlare, partirò da alcune righe della Apologia pro vita sua, il libro in cui Newman racconta, come lui stesso dice, la storia delle sue opinioni religiose. Perché, come nasce questo libro? Questo libro nasce dal fatto che, come ho detto, nel 1845 Newman si era convertito, era entrato nella Chiesa cattolica, dopo essere stato negli anni precedenti il protagonista di un movimento che si era proposto di rinnovare la vita della Chiesa d'Inghilterra. Nel 1864 Newman si è deciso a ripercorrere le tappe del cammino che lo aveva portato alla conversione per rispondere alle accuse di un autore anglicano che aveva insinuato che in realtà avesse abbracciato più o meno segretamente la causa di Roma ben prima di aver lasciato ufficialmente la Chiesa d'Inghilterra. Cioè questo autore, diciamo, aveva espresso dei, per la verità, diciamo, insomma, lo sappiamo come sono i preti cattolici, sono tutti pieni di trucchi e di malizie, e anche Newman, diciamo, aveva segretamente agito a favore della Chiesa cattolica dall'interno della
Chiesa d'Inghilterra prima di arrivare, diciamo, a apertamente schierarsi con la Chiesa cattolica. Diciamo, l'accusa era certamente superficiale, ha avuto l'occasione, è stata però l'occasione per avere da Newman un libro affascinante, probabilmente forse il più letto dei libri di Newman, in cui Newman, senza mai venire meno a una certa riservatezza, ci fa conoscere molto di sé. È una caratteristica di Newman che è insieme molto, ci parla spesso di sé, ha molti scritti autobiografici, ma nello stesso tempo è anche, ha un'ultima riservatezza che è anche apprezzabile per il lettore, una discrezione. Comunque, in questo scritto, Newman fa risalire l'inizio del suo cammino, che la portò poi a entrare nella Chiesa Cattolica, alla scoperta del cristianesimo, avvenuta in un modo nuovo rispetto a quella che era stata la sua educazione familiare, nel 1816, a 15 anni, grazie all'incontro con un suo insegnante. E nel seguito del libro Newman ripercorre le tappe del percorso che l'hanno portato alla fine al cattolicesimo, mostrando le acquisizioni via via maturate nel corso del tempo, ma evidenziando anche una fondamentale continuità nella sua evoluzione a partire da quell'esperienza decisiva del 1816. C'è un aspetto in particolare che Newman sottolinea e che è quello su cui io intendo soffermarmi nel mio intervento. Parlando dei principi che avevano ispirato il movimento da lui promosso all'interno della Chiesa d'Inghilterra, Newman osserva che il primo di questi è quello che gli chiama il principio del dogma, cioè l'idea che la religione non può esaurirsi in un sentimento, ma richiede l'adesione a verità definite. Cito le sue parole: «Sono cambiato in tante cose, ma non in questo. Da quando avevo 15 anni, il dogma è stato il principio fondamentale della mia religione. Non conosco un'altra religione, non riesco a concepire l'idea di un altro genere di religione. La religione come puro sentimento è per me un sogno e una presa in giro. Come non vi può essere amore filiale senza il fatto di un padre, non vi può essere devozione senza il fatto di un essere supremo. Ciò che pensavo nel 1816, lo pensavo nel 1833, lo penso nel 1864. Voglia Dio che continui a pensarlo fino alla fine». Fine della citazione. Non vi può essere amore di Dio senza conoscenza di Dio. E quello che il cristianesimo offre è appunto una conoscenza vera di Dio. Newman non si accontenta di una religione che dovrebbe essere altrimenti fatta di emozioni o di convenzioni sociali. Non c'è vera religione senza conoscenza vera. Newman quindi respinge ogni concezione che escluda le questioni religiose dall'ambito della conoscenza della verità e più ancora dall'ambito delle cose a proposito delle quali ha senso parlare di verità o falsità. Nel mio intervento vorrei mostrare come questo interesse per la verità della religione e nella religione sia decisivo nel cammino che ha portato Newman alla Chiesa cattolica, ma sia rilevante anche rispetto alla questione della ragionevolezza della fede che lo ha occupato lungo tutto il corso della sua vita e gli ha fatto raggiungere dei risultati che, a mio avviso, costituiscono un contributo filosofico di importanza fondamentale. Per comprendere l'itinerario di Newman occorre avere presente, almeno per sommi capi, la situazione della Chiesa d'Inghilterra quale egli la conobbe.
Sappiamo che nel 1534 Enrico VIII si era dichiarato capo supremo della Chiesa, ma la separazione da Roma non aveva significato un cambiamento immediato e totale della struttura della Chiesa d'Inghilterra. Questa assunse nel corso degli anni i suoi tratti caratteristici, conservando però sempre la struttura episcopale. La liturgia adottò la lingua inglese, ma mantenne molti aspetti dell'antico rituale latino. I documenti dottrinali evitavano in parte formulazioni nette, ma risentivano dell'influenza della teologia dei riformatori. Quindi forse qui gli esperti di teologia mi diranno che è troppo semplice, ma grosso modo c'è una liturgia che è legata ancora alla tradizione cattolica, mentre invece delle formulazioni dottrinali che sono più sensibili agli influssi protestanti. La storia della Chiesa d'Inghilterra è segnata dall'emergere di diverse correnti che sottolineano ora l'uno ora l'altro aspetto di questa complessa eredità. Evidentemente possiamo e non dobbiamo qui seguire le vicende della Chiesa d'Inghilterra nei dettagli, ma di fatto nella Chiesa anglicana, ai tempi di Newman, come egli stesso nota in più di un'occasione, convivevano diverse anime o diversi partiti, per usare la parola che usa Newman stesso. C'erano gli evangelici, evangelicals, che sottolineavano l'esigenza della conversione personale e insistevano con la teologia riformata sulla giustificazione per fede. C'erano i sostenitori della cosiddetta Chiesa Alta, High Church, che affermavano l'importanza della successione apostolica e dell'autorità della Chiesa visibile. Un terzo partito poi invitava a tollerare le diverse interpretazioni della dottrina cristiana, cosiddetti latitudinari o broad churchmen. Queste differenti posizioni in molti casi non portavano i loro sostenitori ad abbandonare la Chiesa ufficiale, che da parte sua aveva un ruolo ben definito in quanto istituzione riconosciuta e protetta dallo Stato. Quindi, da una parte, la Chiesa come istituzione legata allo Stato, dall'altra, all'interno della Chiesa, diversi partiti che più o meno convivevano tra loro. Nel suo itinerario, Newman ha toccato tutte le posizioni presenti all'interno della Chiesa d'Inghilterra. Partito con la sua conversione nel 1816 dalla posizione evangelica, è stato tentato dalla posizione che dava più peso all'interpretazione razionale della dottrina ed è approdato a una posizione anglo-cattolica che respingeva le dottrine protestanti mentre riteneva di rifarsi alle sorgenti autentiche della tradizione cristiana. In questo periodo, nel suo periodo anglo-cattolico, Newman ritiene che l'anglicanesimo sia una via intermedia tra gli errori dei protestanti che hanno tolto qualcosa, alla dottrina vera e l'errore dei cattolici, dei cattolici romani, che avrebbero invece aggiunto qualcosa alla vera dottrina apostolica. Che cosa ha impedito a Newman di fermarsi qui e quindi di rimanere nella Chiesa d'Inghilterra? Notiamo che Newman vede la propria conversione, ma in generale evoluzione del pensiero, come un cammino in cui diventa a un certo momento necessario fare un nuovo passo
per non dover tornare indietro. Cioè, bisogna cambiare per non perdere quello che si è già trovato. Occorre accogliere una nuova verità per non perdere la verità già conosciuta. Certamente la posizione anglo-cattolica appare a un certo punto a Newman insostenibile, gli appare come una costruzione teorica che non ha fondamento nella realtà, si accorge che il richiamo alla tradizione della Chiesa antica non ha senso se non ci si richiama al tempo stesso alla Chiesa universale. Ma quello che ci interessa è un chiarimento che viene dal libro che ha segnato il passaggio di Newman alla Chiesa cattolica, un altro dei libri importanti di Newman, il suo Saggio sullo sviluppo della dottrina cristiana del 1845. In questo volume Newman affronta la questione del rapporto tra il cristianesimo contemporaneo e la dottrina delle origini. La questione per lui evidentemente non è una questione soltanto teorica, difatti mentre il libro è ancora in stampa Newman chiede di entrare nella Chiesa di Roma e questo era un passo coraggioso per un uomo della sua condizione nell'Inghilterra del suo tempo. Per Newman voleva dire perdere, come ho detto, il suo posto all'università. A quel tempo non soltanto un cattolico non poteva essere professore dell'Università di Oxford, ma non poteva essere neppure studente dell'Università di Oxford. Soprattutto voleva dire perdere diciamo, tutti i suoi amici, ci sono anche i suoi parenti, non gli hanno rivolto la parola per anni. Soprattutto direi, voleva dire, come dire, andare contro quello che poteva sembrare una cosa ovvia per un inglese del suo tempo, come dire che diciamo, il cattolicesimo era qualcosa che apparteneva al passato, non era apparteneva al passato e, diciamo, e a fasce di emarginati che non avevano nulla a che fare con un intellettuale inglese dell'Università di Oxford che aveva, diciamo così, in qualche modo raggiunto quello che poteva essere il culmine della civiltà umana. Newman, diciamo, lascia tutto questo perché ha visto che la verità, la Chiesa di Roma, in realtà è il luogo in cui è custodita la verità che Dio ha rivelato agli uomini. In particolare comprende che la dottrina cattolica non deve essere vista come una corruzione dell'insegnamento primitivo degli apostoli, ma come il suo sviluppo coerente. Egli osserva che c'era da aspettarsi a priori che il contenuto della dottrina cristiana dovesse manifestarsi progressivamente nella coscienza dei credenti e che per questo era pure da aspettarsi che chi ha dato la rivelazione stabilisse una autorità capace di distinguere gli sviluppi genuini da quelli che non sono tali. Ci deve essere uno sviluppo della dottrina. E se ci deve essere uno sviluppo della dottrina, ci deve essere un'autorità che è in grado di decidere qual è lo sviluppo coerente con il contenuto della dottrina e qual è invece da rifiutare. La rinuncia a un'autorità vivente equivale per Newman alla rinuncia alla verità rivelata. Se volete una sua frase lapidaria, a revelation is not given if there be no authority to decide what it is that is given. E qui la posizione anglo-cattolica rivela tutta la sua debolezza.
gli anglo-cattolici dicono: noi custodiamo la dottrina apostolica. C'era questa diciamo, fierezza di custodire la dottrina autentica, ma in realtà non è possibile sostenere posizioni dottrinali definite senza riconoscere l'autorità che è in grado di definirle. Una comunità come quella anglicana, che tollera differenze dottrinali decisive senza che vi sia un'autorità capace di tracciare un confine tra ciò che è accettabile e ciò che non lo è, dimostra che la dottrina ha in essa un ruolo subordinato, cioè che è tenuta insieme da qualcosa che non è l'adesione alla verità rivelata. Rinunciare all'autorità significa rinunciare alla verità, e rinunciare alla verità significa, dopo la scoperta che abbiamo detto del 1816, rinunciare alla religione. Newman dice di aver voluto combattere per tutta la sua vita quello che lui chiama liberalismo. Per liberalismo Newman intende la tendenza a abbandonare il contenuto dogmatico del cristianesimo rinunciando a ogni verità in materia religiosa. Questa tendenza l'ha colta sia in quegli autori che propugnavano la riduzione del cristianesimo a poche verità razionali, sia nei protestanti evangelici che ritenevano i sentimenti più importanti delle dottrine. In entrambi i casi il soggettivismo aveva la prevalenza sull'oggettività della verità rivelata. Ma anche l'anglo-cattolicesimo si rivela incapace di evitare il soggettivismo nella misura in cui non riconosce l'autorità vivente che è in grado di insegnare la verità rivelata. Liberalismo e anglo-cattolicesimo appaiono infine a Newman come posizioni di compromesso tra le reali alternative costituite dal cattolicesimo e dall'ateismo. Per Newman vi è logicamente un'alternativa radicale tra cattolicesimo e ateismo, che lui dice è destinata ad affermarsi anche storicamente e che noi possiamo dire la storia ha confermato la sua intuizione. O si accetta la fede della Chiesa o si rifiuta infine ogni fede. Diciamo, le altre posizioni sono posizioni che cercano un compromesso che non può resistere logicamente e di fatto non può resistere neanche storicamente. Il cristiano deve essere certo nella di quello che crede, e il cattolico può esserlo con una consapevolezza che nella Chiesa d'Inghilterra non è possibile. Nella Chiesa cattolica il contenuto della certezza è determinato con una chiarezza che nella Chiesa d'Inghilterra non sarebbe possibile in mancanza di un'autorità che sia in grado di determinarlo. Questo però rende ancora più acuta la questione del fondamento di questa certezza. Come può essere ragionevole la certezza del credente? Nell'apologia Newman riferisce di essersi accorto che le ragioni per cui doveva farsi cattolico erano ragioni dello stesso tipo delle ragioni per cui credeva in Dio e nel cristianesimo, ovvero quelle che egli chiama ragioni probabili, ragioni che non costituiscono una dimostrazione incontrovertibile della verità della tesi che sostengono. La questione che Newman deve affrontare diventa allora più precisamente: come possiamo essere ragionevolmente certi delle verità della fede se non è possibile
di mostrarle. Dietro all'alternativa tra ateismo e cattolicesimo si profila quindi per Newman sempre più chiaramente un'alternativa tra una concezione della ragione che impedisce di giustificare la certezza dei credenti e una concezione della ragione che invece consente di farlo. Cioè l'alternativa tra ateismo e cattolicesimo è alla fine un'alternativa tra due modi diversi di vedere che cosa è ragione e che cosa è ragionevole. Un punto di riferimento per la riflessione di Newman sulla questione della ragionevolezza della fede è il pensiero di John Locke. Non mi sto a intrattenere molto sulla influenza enorme che ha avuto Locke sul pensiero inglese, ma anche sul pensiero europeo in generale. Un'influenza che è un po' nascosta dalla storia della filosofia che è stata fatta dai tedeschi, diciamo, e quindi la storia la scrivono sempre i vincitori, almeno i vincitori, quelli che provvisoriamente sono vincitori. Ma di fatto, andiamo a vedere, Locke ha avuto un'importanza enorme. Per Locke la certezza è legata alla dimostrazione. In mancanza di una dimostrazione è possibile accettare una proposizione, ma l'assenso dato dovrà essere più o meno forte a seconda che siano più o meno forti le ragioni che si hanno per ritenere vera la proposizione a cui si assente. Quindi, caso diciamo ideale per Locke, quello in cui abbiamo una dimostrazione, possiamo dare un assenso pieno. Se non c'è una dimostrazione, dovremo regolare la forza del nostro assenso sulla forza delle ragioni che abbiamo per assentire. Nel dibattito epistemologico attuale, una posizione come quella di Locke, secondo cui non è lecito credere se non a ciò che è dimostrabile e nella misura in cui è dimostrato, viene chiamata evidentialism. In italiano tradurre evidentialism come evidenzialismo sarebbe sbagliato, perché evidenza in italiano non è la stessa cosa che evidence in inglese, mentre in italiano l'evidenza è la caratteristica di una verità che non ha bisogno di essere provata, in inglese evidence sono, possiamo dire, l'insieme dei dati disponibili che permettono di provare la verità di una certa tesi. Forse, l'evidentialism lo possiamo chiamare in italiano razionalismo, chiarendo che questo razionalismo epistemologico non coincide con quello che possiamo chiamare razionalismo teologico, ovvero la tendenza a sottoporre il contenuto della rivelazione al giudizio della ragione naturale. Di per sé il razionalismo epistemologico è indipendente dal razionalismo teologico, ma anche se è vero che il modo in cui è stato sostenuto il razionalismo teologico storicamente è il razionalismo epistemologico. Cioè una posizione epistemologica razionalista porta inevitabilmente a una posizione teologica razionalista, cioè quindi anche a una riduzione del contenuto dogmatico del cristianesimo. Ma quello che a noi interessa è quello che chiamiamo razionalismo epistemologico, quello che in inglese si chiama evidentialism. Un contemporaneo di Newman, un matematico inglese con interessi filosofici, William Clingdon Clifford, pubblicò nel 1877 un saggio intitolato The Ethics of Belief. In esso
si trova un'espressione che viene spesso citata come una specie di massima sintetica della concezione evidenzialista. It is wrong, always, everywhere, and for anyone to believe anything upon insufficient evidence. Credere qualcosa senza prova è sempre sbagliato, ovunque e per chiunque. Come può il cristiano rispondere alla sfida del razionalismo? Da parte sua, Newman non condivide la posizione di quei teologi che ritenevano di rispondere alla sfida del razionalismo fornendo le prove della verità del cristianesimo. Cioè, quei teologi, citiamo un nome famoso, quello di William Paley, dicono: volete le prove della verità del cristianesimo? Ve le diamo. Il cristianesimo può essere provato, la verità del cristianesimo può essere provata in modo inconfutabile. Locke stesso, d'altra parte, non sembra sinceramente convinto che la sua posizione non escluda la legittimità della fede, e anzi ritiene, penso anche in buona fede, di essere riuscito finalmente a evitare tutti i conflitti di fede e ragione che hanno tanto, diciamo, infastidito la cultura europea. Ma la legittimità della fede rimane, per Locke, subordinata al giudizio della ragione, e questo lo porta a limitare il contenuto della rivelazione in un modo che non è accettabile per un cristiano ortodosso. Come ho detto, il razionalismo epistemologico conduce a una visione teologica che subordina il contenuto della rivelazione alla capacità di comprensione della ragione naturale. Per un cristiano è invece essenziale riconoscere la fede come una forma di conoscenza nuova e superiore rispetto alla conoscenza naturale. Quindi il primo motivo per cui il Newman non può essere soddisfatto del razionalismo epistemologico è che nella visione razionalista non c'è posto per la fede come forma di conoscenza. Inoltre Newman vede chiaramente che le prove della verità del cristianesimo non sono accessibili alla grande maggioranza dei cristiani, e forse in nessun caso sono le ragioni per cui una persona crede al cristianesimo, se ci crede, che invece sono ragioni strettamente personali e diverse da individui e individui. Quindi un altro motivo per non accettare il razionalismo epistemologico è che non è così che si diventa cristiani. E diciamo, non è così che, diciamo, i pastorelli di Fatima possono essere certi della loro fede, ma forse neanche i professori di teologia sono certi di quello che credono per gli argomenti che hanno a sostegno della verità della fede. Questo è un altro motivo per rifiutare il razionalismo epistemologico, ma innanzitutto la richiesta che il razionalismo epistemologico fa ai cristiani di dimostrare la verità di quello che credono è una richiesta che non è giustificata, e le conseguenze di questa richiesta sarebbero disastrose se questo principio razionalista, non credere nulla senza avere le prove, non fosse applicato in una maniera arbitrariamente selettiva. Newman vide chiaramente quali potevano essere le conseguenze del razionalismo
in una lettera che gli scrisse nel 1859 William Froude, un vecchio amico, il cui figlio aveva deciso di diventare cattolico. Il razionalismo porta Froude coerentemente a rinunciare alla certezza non soltanto in ambito religioso, ma in ogni ambito. Froude vede, e lo spiega a Newman, che dice, Newman è un po', diciamo, più, dire, no, non puoi pretendere che anche nella religione ci sia lo stesso tipo di certezza che c'è nella fede. Froude gli dice, guarda, che anche nell'ambito scientifico non sono possibili le dimostrazioni che forse invece la scienza del primo Ottocento prometteva. E del resto oggi la filosofia della scienza ci dice che anche la verità delle teorie scientifiche non è propriamente dimostrata. Quindi il razionalismo certamente che ai tempi di Newman non aveva più le ambizioni che aveva nel caso di Locke, ma quindi questo razionalismo che afferma che non possiamo conoscere se non ciò che possiamo dimostrare ha delle conseguenze pesanti, disastrose. Se appare che al di fuori dell'ambito della matematica non c'è verità che possa essere propriamente dimostrata, la conclusione da trarre sarà che in effetti noi non possiamo conoscere nulla. Newman si renderà conto sempre più chiaramente che per evitare le conseguenze negative del razionalismo bisogna metterne in discussione i principi, quali li troviamo formulati in maniera a suo modo esemplare nell'opera di Locke. Quindi, da una parte, Newman, convinto che la richiesta del razionalismo è ingiustificato, non pensa di doverla soddisfare, e consapevole, d'altra parte, che gli argomenti a sostegno del cristianesimo non hanno il carattere di dimostrazioni, ma sono piuttosto argomenti probabili, cioè argomenti che non sono tali da garantire in modo assoluto la verità della conclusione. Il problema che si pone è allora quello di vedere come sia possibile essere certi di una dottrina che è sostenuta soltanto da argomenti probabili. Questa è una questione che occupa Newman per tutta la sua vita, possiamo dire. E le sue riflessioni su questa questione si esprimono in una serie di scritti, editi ed inediti, a cui l'autore lavorò sia prima sia dopo la sua conversione al cattolicesimo. Particolarmente importanti sono i sermoni tenuti all'Università di Oxford e pubblicati nel 1843. Il titolo, sermoni con cui sono conosciuti, sermoni universitari o sermoni di Oxford, non ci deve far pensare che si tratti di una raccolta di riflessioni occasionali. Si tratta in realtà di un'opera unitaria che merita di essere letta anche forse e come l'altra opera più importante di Newman su cui ci intratterremo. Perché il punto d'arrivo delle riflessioni di Newman sulle ragioni della certezza è un'opera pubblicata nel 1870, il saggio per una grammatica dell'assenso, che è probabilmente l'opera di Newman più importante dal punto di vista filosofico. Newman stesso ci informa, diciamo, quindi
Per brevità non riassumo il percorso che Newman aveva fatto negli anni precedenti, ma come ho detto, questa questione, come è possibile essere certi di verità che non sono dimostrate? Questo problema aveva occupato Newman per tutta la sua vita, aveva dato dei contributi che sono significativi per la riflessione su questo tema, ma non era ancora soddisfatto della soluzione a cui era arrivato. Newman stesso ci informa che l'intuizione decisiva che gli permise poi di iniziare la stesura di quest'opera gli venne nel 1866 durante un soggiorno nelle montagne svizzere, durante una passeggiata in montagna. Se ce ne fosse bisogno, è una conferma del fatto che le passeggiate in montagna servono. Improvvisamente si affacciò alla sua mente l'idea che era sbagliato cominciare trattando della certezza, ma che occorreva innanzitutto distinguere assenso e inferenza. Cosa intende Newman usando queste parole? L'assenso è l'atto mentale corrispondente alla asserzione, cioè all'atto di dire qualcosa con la pretesa che sia vero. La parola inferenza, diciamo quando la tiro fuori con i miei studenti, dico sempre che è una parola che non ci deve spaventare. Inferenza, no, io non faccio niente di quelle cose. No, è qualcosa che noi facciamo continuamente. Semplicemente noi arriviamo a pensare che le cose stanno in un certo modo partendo da qualcosa che constatiamo. Passo davanti all'ufficio del professor Tanzellanitti, vedo la luce sono spente e concludo che il professor Tanzellanitti non è in ufficio. Questa è un'inferenza. Certamente la parola inferenza può avere diversi significati e Newman la usa in un senso che è forse meno abituale. Con la parola inferenza si può infatti intendere un processo mentale che porta a un nuovo giudizio a partire da giudizi formati in precedenza. Cioè la parola inferenza indica il processo mentale. Più comunemente si intende, quindi ho fatto un'inferenza, ho visto che la luce era spenta, allora non c'è il professore in ufficio. Più comunemente indica il risultato di questo processo, cioè il mio giudizio che il professore Tanzellanitti non è in ufficio. Quando parla di inferenza, Newman intende l'atto stesso di stabilire una conclusione. E nella grammatica intende da una parte distinguere l'assenso dall'inferenza, ma mostrare d'altra parte come l'assenso possa pure in un certo senso dipendere da un'inferenza. Cioè si tratta di vedere il rapporto che c'è tra assenso e inferenza senza confondere l'uno con l'altro. In questo modo Newman ritiene di essere in grado di rispondere all'obiezione della ragionevolezza della fede che viene dalla dottrina di Locke, secondo cui sarebbe assurdo e immorale accogliere la fede in mancanza di una dimostrazione. Da tempo, come ho detto, Newman aveva visto le conseguenze paradossali a cui porta la posizione di Locke, non solo in riferimento alla fede religiosa, ma in riferimento alla gran parte delle nostre convinzioni più profonde. Adesso però è in grado di respingere l'idea
che sta alla radice di quella posizione, ovvero la dottrina dei gradi dell'assenso. Non è che noi possiamo assentire più o meno a una proposizione. O vi assentiamo, cioè la riconosciamo come vera, o non vi assentiamo affatto. Non vi sono gradi intermedi. Locke ha potuto sostenere la dottrina dei gradi dell'assenso perché ha erroneamente, e lui dice a prioristicamente, identificato l'assenso con il processo di ragionamento che può precederlo o accompagnarlo. Ma fare un ragionamento che ci porta a concludere che le cose stanno in un certo modo non è la stessa cosa che affermare che le cose stanno in quel modo. L'assenso non è il risultato automatico del processo inferenziale, così che a ragioni più o meno forti potrebbe corrispondere un assenso di diversa intensità. L'assenso, nella sua forma elementare e fondamentale, consiste nel riconoscere una proposizione come vera o come non vera, indipendentemente dalle considerazioni delle ragioni che ci spingono a ritenerla tale. La certezza, certamente, secondo Newman, richiede qualcosa di più del semplice assenso. Per arrivare alla certezza occorre pure essere consapevoli delle ragioni che abbiamo per ritenere vera la proposizione a cui diamo il nostro assenso. Ma lo strumento adeguato per arrivare a tale consapevolezza non è l'argomentazione espressa in parole di cui la logica studia le regole. Ciò che ci permette di arrivare alla certezza nelle questioni concrete è il ragionamento che Newman chiama inferenza informale e che consiste nella capacità di cogliere la convergenza di argomenti, ciascuno dei quali preso singolarmente non sarebbe in grado di dimostrare la verità della conclusione in modo necessario. Questo ragionamento è un atto personale e non è il risultato automatico dell'applicazione di regole. La garanzia della validità del ragionamento non andrà allora cercata in una regola impersonale, ma nella capacità della persona. E questo appunto quello che Newman fa parlando di senso inferenziale, illative sense. Il senso inferenziale, preferisco tradurre inferenziale per mantenere il legame con la parola inferenza, Newman, che aveva studiato il latino, conosceva le coniugazioni dei verbi, lo chiama senso, illative sense, inventa questa parola. Ma che cos'è? Lui dice una grande parola per dire una cosa semplice. Il senso inferenziale è la ragione sviluppata ed educata nella singola persona. Cioè la garanzia della validità di un ragionamento sta nel fatto che la persona che ragiona ha sviluppato adeguatamente la sua capacità di ragionare. Chi ha la competenza del giudizio sul vero o sul falso è la persona e non vi è nessuno che possa giudicare al suo posto. Nel suo insieme la grammatica, che nella prima parte sottolinea l'importanza dell'esperienza, che è pure un fattore assolutamente personale, mostra nel suo insieme la grammatica come il soggetto della conoscenza non è un intelletto astrattamente inteso, ma è la singola persona con le sue caratteristiche peculiari e la sua responsabilità ineludibile. Vorrei da ultimo, se mi date ancora 7-8 minuti, anche 10, toccare una questione che mi sembra interessante, perché uno potrebbe dire, ma
Newman insiste molto sulla certezza. Qualcuno potrebbe dire, ma perché dare così tanta importanza alla certezza? Quello che a noi interessa non è la certezza, è la verità. Essere certi del falso è peggio che non esserne certi, no? In realtà la certezza ci interessa, ci deve interessare, proprio perché ci interessa la verità. Dobbiamo notare, infatti, che c'è una differenza decisiva tra il giudizio che viene dato attualmente da una persona e il giudizio quale appare alla riflessione di un'altra persona o di quella stessa persona quando considera i suoi giudizi passati. Se noi consideriamo riflessivamente il giudizio di una persona, dobbiamo distinguere la proposizione a cui la persona dà il suo assenso, che può essere vera o falsa, e la certezza che quella persona ha, che può essere giustificata o non giustificata. Ma quando io do il mio assenso consapevolmente a una proposizione, avanzo nello stesso tempo la pretesa che questa proposizione sia vera e che io abbia ragioni adeguate per ritenerla tale. Non avrebbe senso dire sono certo che il professor Tanzella Nitti ha fatto studi di astronomia, ma non è vero che il professor Tanzella Nitti ha fatto studi di astronomia. Non avrebbe senso neppure dire è vero, ma non sono certo. Mentre avrebbe senso dire il professor Tanzella Nitti crede che i filosofi siano dei perdigiorno, ma non è vero che i filosofi sono perdigiorno. O forse non è vero neanche che il professor Tanzella Nitti lo crede. Cioè, se io parlo del giudizio che dà un altro, devo distinguere la certezza dalla verità, ma quando io do un giudizio, avanzo la pretesa che sia vero quello di cui io sono certo e di avere delle ragioni per ritenerlo tale. E non c'è un possesso della verità superiore al giudizio dato in prima persona. L'epistemologia è una riflessione sui nostri giudizi, ma la riflessione non può e non deve produrre la conoscenza della verità che è data invece nel giudizio. L'epistemologia, diversamente da quello che è successo in gran parte della sua storia, non deve inventare un soggetto del giudizio diverso dal soggetto reale, ma deve aiutare piuttosto le persone a sviluppare e usare la propria capacità di giudicare. A mio avviso, quindi, le considerazioni di Newman sul rapporto tra senso e certezza portano a una profonda revisione del progetto dell'epistemologia moderna. La riflessione mostra che la verità del giudizio deve essere distinta dalla certezza. Una persona può essere certa di qualcosa che non è vero. L'epistemologia moderna vorrebbe arrivare a superare la dicotomia di certezza e verità attraverso la riflessione. Ma la riflessione, per quanto approfondita, sempre distingue certezza e verità. La riflessione, però,
presuppone sempre un giudizio dato attualmente da una persona, e in questo giudizio, nel giudizio della persona, la certezza e la verità sono invece inseparabili. La singola persona ha allora un ruolo insostituibile nella conoscenza della verità, perché non c'è un giudizio che non sia il giudizio di una persona. Nessun uomo è infallibile, ma ogni uomo è insostituibile come soggetto dei propri giudizi. Un giudizio può e deve raccogliere il risultato di riflessioni che lo precedono, ma nel momento in cui la persona giudica, abbandona il piano della riflessione. La riflessione, d'altra parte, non può produrre un giudizio diverso dal soggetto fallibile ma reale che è la singola persona. Il contributo fondamentale di Newman, a mio avviso, sta proprio qui, nel riconoscere o restituire alla persona il diritto e il dovere di giudicare e così di conoscere la verità. La grammatica può essere vista anche come un libro di apologetica. Newman applica la dottrina epistemologica che sviluppa alla questione delle questioni teologiche e vuole mostrare contro gli avversari del cristianesimo la fondatezza della posizione teistica e la ragionevolezza dell'adesione alla Chiesa cattolica. Ma a mio avviso, proprio perché individua l'origine epistemologica delle obiezioni moderne alla fede, la grammatica non si limita a un'intenzione puramente apologetica. Affrontando la radice epistemologica della posizione razionalista, la grammatica appare piuttosto come l'espressione di quella che qualcuno, volendo, potrebbe chiamare una filosofia cristiana. Cioè, la questione della certezza viene affrontata a partire da una motivazione teologica, cioè c'è un problema teologico da risolvere, e in una prospettiva suggerita dalla fede. Ma questa indagine teologica porta alla fine a una comprensione più profonda della realtà della conoscenza umana. Anche al di là del contesto teologico in cui si è sviluppato, si tratta, quello di Newman, a mio avviso, è un contributo fondamentale ancora oggi. È interessante notare come in fondo anche questo contributo filosofico nasce dalla passione di un ragazzo che a 15 anni aveva scoperto la verità del cristianesimo.